Ciao a tutti amici, oggi andremo a parlare dell'apparato riproduttore. La nostra riproduzione è sessuata, ovvero avviene fra l'accoppiamento di due individui di genere diverso. Noi abbiamo gli organi riproduttivi fin dalla nascita. Si attivano nella fase dello sviluppo sessuale, pubertà o adolescenza. Viene tra i 10 e i 14 anni. L'apparato genitale degli esseri umani. Questo è quello femminile, che è composto dall'utero, dalle ovaie, dalla vagina, dalle tube. Poi quello maschile è composto dal pene, i testicoli e dalla prostata, che è questa qua. Ora parliamo dalla fecondazione alla nascita. Durante l'accoppiamento, uno spermatozoo raggiunge la cellula uovo e si unisce. Avviene così la fecondazione, che dà vita allo zigote. Successivamente dà vita all'embrione. Una volta cresciuto, diventa feto e rimane nella donna per 9 mesi di gravidanza, durante il quale si formano gli organi, dopo di che avviene il parto. Quando il piccolo nasce, si recide il cordone ombelicale ed inizia la fase dell'allattamento e della crescita del bambino. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate tantissimi mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!